9, Melfiotto ce l'hanno 4. Torna con un punto dunque il Catanzaro dall'importante trasferta di Campobasso. La cronaca della partita nel servizio di Antonio Fatica. Ancora un pareggio 2-2 per il Campobasso ed ancora con tante reti, ma il risultato sa di beffa per i rossoblu che hanno subito le reti nei minuti di recupero e dopo aver sfoderato una buona prova. Molisani padroni del campo per quasi tutti i 90 minuti di gioco, calabresi ridimensionati. Le azioni salienti della partita, buona circolazione di palla del Campobasso nei primi minuti di gioco, senza però trovare sbocchi. Intorno al 17esimo il Catanzaro con Squillace chiama in causa Giuliano che respinge di pugno. 10 minuti dopo è Cenciarelli a mettersi in mostra, fa partire una fucilata che passa poco distante dal palo. Poi è Quadri su calcio di punizione ad impegnare il portiere ospite. Nel primo minuto di recupero dei due concessi il Campobasso passa in vantaggio. Todino approfitta di un regalo di Nardone Ducci e trafigge Mengoni. Nella ripresa al 55esimo azione solitaria di Todino, conversione al centro, la sua conclusione però non è fortunata. Ancora Todino un minuto più tardi in evidenza, fa fare bella figura al portiere calabrese. Il Campobasso continua a premere, Forgione prova a sorprendere Mengoni, la sua conclusione è quasi da dimenticare. L'allenatore calabrese Cozza si agita in panchina. Il raddoppio è quasi un regalo di Mengoni. Sul tiro di Quadri c'è una leggera deviazione e nulla può l'estremo difensore ospite. Siamo al 77esimo. Il Campobasso poi rimane in 10 per l'espulsione di Forgione, per lui doppia ammonizione. Il gol della bandiera è un'autorete di Todino su colpo di testa di Ulloa. La beffa ad un minuto dal termine, quindi il 2-2. C'è un tiro a giro di Bruzzese e Giuliano è superato. Poi dopo 60 secondi il fischio finale di Castrignarò di Roma. L'allenatore ospite. Io ci credo finché l'arbitro non fischia la fine, credevo anche di poter vincere la partita. Anche per comandata la partita, loro sono andati in vantaggio 2-0 su due errori nostri, hanno avuto l'occasione in contropiede per poter chiudere la partita, non sono stati bravi e hanno mandato i meriti al Catanzaro che ci ha creduto fino alla fine. Addirittura sul due pari, se c'era qualche altro un minuto, sono convinto che vincevamo la partita. Vigor supera di misura 1-0 il Chieti, il servizio di Emanuela Gemelli. 1-0 sul Chieti, il turno infrasettimanale frutta 3 punti alla Vigor Lamezia che fanno morale e classifica. Fischio d'inizio, i biancoverdi dettano da subito i tempi in campo. Al 19esimo l'occasione più ghiotta per andare in vantaggio passa dai piedi di Mancosu che scivola in area. Subito dopo De Luca è bravo ma ci mette un dribbling di troppo. Il Chieti subisce. Al 30esimo una ingenuità su Gammone fa registrare uno dei pochi brividi ma il portiere Vigorino ci mette una pezza. Al 32esimo Bigoni mette giù Rondinelli in area. Per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Mancosu colpisce la traversa all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo la Vigor entra in campo determinata a chiudere la partita. Il Chieti si difende e basta. Ci riesce fino al 35esimo quando Lattanzo, entrato al posto di Mangiapane, buca la rete degli ospiti. Incassato il vantaggio, la Vigor non concede nulla. Saltano però i nervi di Villa. Il numero 10 del Chieti a gioco fermo da una testata a Giuffrida. Rosso per lui, che macchia una partita giocata fino a quel momento con agonismo. Il risultato sta strettissimo, ma va benissimo così. Erano importanti 3 punti. Continuiamo la rincorsa al primo posto e credo che abbiamo le potenzialità per arrivarci. Per problemi tecnici non possiamo farvi vedere il servizio su Celano Vibonese, quindi la goleada dei rossoblu che hanno superato gli abruzzesi per 5-3. Contiamo di mandare in onda il servizio nell'ultima edizione del TG della Calabria. Grazie per averci seguito. Buonasera.